Let's play. Ciao a tutti squali pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della Pixelmon su Wayne Gamers Fail. Oh my god. Sì ragazzi, sono parecchio incazzato perché hanno messo una cazzo di testa vicino al mio chunk. Il pirla che ha fatto sta stronzata, lo ammazzerei. E ogni volta che guardo in quella direzione mi fa crashare. E quindi ho chiesto a qualche helper in giro e bisogna aspettare che forse Lion, forse qualche pirla verrà a sistemare la situazione. Per fortuna non è nel mio chunk, quindi io non dovrei perdere il chunk. Ma mi fa parecchio incazzare questa cosa, perché devo se mi vedete muovermi come un handicappato è perché c'è la testa nell'altra direzione. Vediamo, non è crashato ancora lui? Quindi vuol dire che l'hanno tolta? No, non mi dite che l'hanno tolta? Devo provare? Allora, porca miseria, come potete notare sono crashato. Per ora sono sicuro della direzione in cui è quella testa. Quindi se io mi metto, è a destra della mia casa. C'è un testa di cazzo gigantesco, enorme, che io piccherei a sangue. Porca paletta, mi sono cadute pure le cuffie. Lo ammazzerei. E questo qui, Mario, porca miseria. Ma perché non capisci? Cioè, Mario, ecco, è crashato. Ok, chissà se ha capito. Allora, vi faccio vedere una cosa. Come potete notare, questa roba qui prima non c'era. A parte che questo ponte, non mi ricordo chi l'ha costruito. Forse Dragon Claw. Ok, non mi ricordo. Ho costruito questa rotaia, questa monorotaia, sotto il chunk del mio... come cazzo si chiama? Qui c'è un wrench block. Perché quello lì... Aspettate, mi muovo tipo paraplegico un attimo, che sto andando in questa direzione. Ve lo faccio vedere. Questo qui non funzionava perché un altro pirla ha lasciato un pezzo di casa lì. Quindi penso, ragazzi, se non mi sistemano sta cosa entro 1-2 settimane, io cambio zona. E mi dispiace, non vi dirò le coordinate della nuova zona, perché poi se succedono sti bordelli io non è che posso trasferire casa ogni volta. Cioè diventa un casino della madonna. E tra l'altro sto registrando che sembra un handicappato. Porca miseria. Dunque, qui ci sono i miei due Eevee molto coccolosi, puccio. Uno, l'altro Eevee dove cazzo è? Vabbè, vi giuro ragazzi che c'è l'Eevee. Guarda, eccolo, l'ho trovato l'Eevee. Ciao Eevee, ciao, che ci fai qui? Ma come sei carino, pucci. Ok, i miei Eevee non sono più sterili. E potete ben notare che lì c'è anche l'uovo, ragazzi. E ne ho anche uno nell'inventario, quindi io mi piglio pure l'altro. Ora ho due uovi. Due uova. Non sembra vicino alla chiusura. Ci metterò qualche decina di millennio a farlo schiudere. Porca miseriaccia, luridaccia, maledizionaccia, maledizio. Ok. Allora, io farei anche un'altra cosa. Visto che, attenzione, non morire, attenzione. Visto che c'è ancora un altro uovo. Porca miseria, quante uova mi stanno dando? Non posso fare TPA, se no mi crash. Però la testa di chi è? La testa è di un cazzone pirla. Non so chi l'ha messa, ma lo ammazzerei volentieri. Ecco qua. Ragazzi, sti Eevee mi hanno frecato come i dannati. Mi hanno fatto decine di uova. Voglio andare a vedere un PC che dovrei avere a casa mia. Un attimo, mi sento un po' handicappato. No, di qua mi posso girare. Ok. E qua ecco, c'ho un PC. Vediamo. Quanti PC che c'ho! Che cosa sei tu? Ah, sei un Kabuto. Che carino. È vero, questo è il Kabuto che mi ha regalato Dragon Claw nello scorso episodio. No, non c'eravate voi nello scorso episodio. Non stavo registrando. Ma era comunque molto carino. Ragazzi, c'ho uova di Eevee da stra... ve lo regalo. Cioè, ve li regalo se mi date altre uova in cambio. Scambio uova per uova. Quindi fatemi sapere, perché nei prossimi episodi io ve li scambio senza problemi.
E io ora farei. Io voglio crearmi un uovo di Charmander. Così facciamo anche accoppiare Charmander e mi faccio un bel Charmander come cazzo si deve. Potrei anche fare un bel Bulbasaur come cazzo si deve. Però cominciamo da un Charmander. Anzi, no! Idea del secolo! Idea del secolo! Mi faccio un Pikachu. Pikachu, dove stai? Pikacazzo! Pikacazzo! Ah, potrei allenare i miei Eevee in speed con Servine. Servine, se non sbaglio. Oh, GG. Oh, sì, mi piace molto. Allora, io ho un Charmander e un Charmeleon. Però, questo è un Charmander di livello 1. Quindi potrei allenare questo. Perché? Perché sto facendo sta stronzata? Che. Cioè, scusate. Allora, momentino. Questi sono i Pokémon da allenare. Questo è un uovo. Quindi lo mettiamo tra quelli da allenare. Queste sono merdacce. Allora, a questo punto, ragazzi, mi faccio un Pikachu. Perché i Charmander. Allora, c'è questo Charmeleon che è di livello alto. Ok. Però, i Charmander ce l'ho. Ce l'ho di livello 1. Quindi è ancora da evissare, da far tutto. E allora ce l'ho. A questo punto, sì, mi faccio un Pikacazzo. Vi devo far vedere una cosa bellissima, ragazzi. Bellissima! Mi hanno regalato. Indovinate un po'. Se lo indovinate, hashtag è il nome della persona che me l'ha regalato. Se lo indovinate, non vale. Ah, no, anzi, vale anche chi è stato. Se lui è il più veloce a scrivere, vi fotte il premio. Vi regalo un uovo Divi. Se indovinate chi è stato, vi regalo l'uovo Divi. Guardate che mi ha regalato. Guardate che fa, Madonna quanto è bello, ma tu sei un amore, te amore mio, e amore, tu sei il mio amore, ma quanto sei bello, sei uno shiny di Ninetales, ma quanto sei bello, sei proprio bello. Allora, io mi attrezzo per far accoppiare i Pikachu. Un Bulbasaur selvatico, vieni da me, vieni da me, vieni subitissimo da me. Vieni subitissimo da me. Ninetales ritorna un attimo a casuccia mia. Comunque, cosa gli faccio a questo Bulbasaur? Lo massacro. Per cui gli sto tirando le Pokéball a cazzo. Non penso che funzionerà. Non è una mossa molto molto saggia. Devo essere sincero, eh. Questo è un maschio. Scusa, vediamo un attimo. Perché se ho il Venusaur maschio, col cazzo, non lo catturo su Bulbasaur, non mi serve a niente. Se invece ho il Venusaur femmina, beh, ci potrei pensare. Allora, Pokémonino. Vieni qua, piccolo Venusaur, che cosa sei? Che cosa sei? È un altro maschio, ma vaffanculo, allora muori come fossi una merda. Ok, ragazzi, ho comprato un po' di redstone. Effettivamente ho consumato, vi dico subito, era 9100, 300, meno di 300 soldi. E mi è avanzata 17 blocchi di redstone. Cioè, ho fatto un po' male i conti. Però va bene lo stesso, non vi preoccupate, va bene lo stesso, non morirò, non vi preoccupate. Ora posso mettere il mio Pikachu insieme al nostro ditto. Allora, Pikachu, dove stai? Eccoti qua. Pikachu insieme a ditto che sta qui. Ok. Pikachu, dove cazzo sei? Ma perché ti sei messo qui, brutta testa di cazzo deficiente? L'amore di Pikachu per ditto cresce rapidamente ogni giorno. Ragazzi, abbiamo fatto un buon lavoro. I due Pokémon si amano. Vieni qua, ditto, testa di cazzo. Ehi, testina. Testina bella. Ok. A ditto piace Pikachu un pochino di più ogni giorno. Un pochino. Eh sì, vabbè. Perché abbiamo un po' meno fans. Qui è pienissimo. Allora, facciamo una cosa. Bilanciamo un altro po'. Quindi facciamo un altro. Cioè, mettiamo qualche altra fans. Tipo, negli angoli gli metto tre fans. Vediamo un po' se funziona meglio. Ho messo negli angoli delle fence, quindi, perché ragazzi, quando abbiamo due Pokémon di due nature diverse, come con ditto, la metà, cioè, la media della loro soddisfazione è la media generale, per cui bisogna cercare di accontentarli entrambi. A ditto piace Pikachu un pochino di più ogni giorno, e a Pikachu attratto ogni giorno di più da ditto. Non vorrei che sia proprio così. Cioè, che Ditto è, capito, un po' freddo perché è un po' asessuato e Pikachu è super ingrifato. Potrebbe anche essere così. Potrebbe anche essere così. In ogni caso, aspettiamo un po' e vediamo i primi cuori che escono. Ragazzi, non vorrei dirlo, ma mi sembra che questi due signori qui non è che stiano tanto, tanto copulando, eh. Perché, cioè, sono passati 10 minuti e stanno ancora così, manco si vede un cuore.
Se non sbaglio, la frase che dicono Pikachu è attratto ogni giorno di più da Ditto e Ditto è attratto ogni giorno di più da Pikachu, non è una delle frasi proprio migliori. È come se la loro soddisfazione fosse intorno ai 70, che non è proprio, voglio dire, il massimo del massimo, E quindi potrebbe essere un problema. Potrebbero volerci tipo 2 ore e mezza. Oh mio Dio, oh mio Dio. E intanto faccio altro, che vi devo dire? Ragazzi, dopo circa un'ora siamo ancora qui e stanno al colore blu. Io non ci posso credere. Non ci posso credere quante ore devo stare ad aspettare. Comunque, scrivetemi nei commenti come dovrei allenare un Pikachu, secondo voi. Quindi, come dovrei evissarlo. Così poi mi impegno nei prossimi video non solo a far schiudere le uova di Eevee e di Pikachu, ma anche ad evissarli nel migliore dei modi possibili. Io per oggi, ragazzi, vi devo salutare. Già tanto che sono riuscito a fare questo video, visto che mi hanno buggato il chunk, maledetto quel. Se lo prendo, lo ammazzo. Rimarrò ancora un po' qui a far venire, a far uscire uova tra questi due brutti ceffi. Ci vogliono circa 2 ore e mezza. Perché? Io piango. Ci vediamo nel prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, commento, condividi. E se sei arrivato fin qui, sì, va fatto. Hashtag testa di cazzo. Eh sì, ragazzi, hashtag testa di cazzo se sei arrivato fin qui per quella maledetta testa che mi sta rendendo la vita impossibile nel mio chunk. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.